I adaksha jame manasa vidyate satvam coscienza vishuddha pura vasudeva sabdita conosciuto come yat perché tuate è rivelato tatra la puna la persona suprema aparita senza alcuna copertura satve nella conoscenza cha e i no cha he tasman in quella Bhagavan Dio la persona suprema Vasudeva hi perché adokshaja trascendentale me da me namasa con omaggi vidyate adorato. Traduzione e spiegazione del Suo Divina Grazia e si batti per tanto Swami Srila Prabhupada. Non riesco a vedere tanto bene, scusa, se faccio errore scusatemi per favore. Allora, sono sempre impegnato, qui è Shiva che parla con Parvati, sono sempre impegnato nell'offrire omaggi al Signore Supremo Vasudeva nella pura coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna è la coscienza sempre pura, dove Dio, la persona suprema, conosciuto come Vasudeva, si rivela senza alcuna copertura. Spiegazione. Per natura l'essere vivente è puro e originale. Asad hi ayam purusha. Nelle scritture vediche è detto che l'anima è sempre pura e non è mai contaminata dall'attaccamento materiale. L'identificazione dell'anima con il corpo è dovuta a un malinteso. Appena una persona diventa pienamente cosciente di Krishna, significa che è situata nella pura e originale posizione costituzionale. Questo stato di esistenza è chiamato Shuddha Sattva. Non riesco a vedere bene, anche con questo. Qualcuno che vuol leggere? Forse meglio. Dimenticato a casa, non riesco. Questo riesco a vedere bene. Grazie. Allora, riprendiamo. Appena una persona diventa pienamente cosciente di Krishna, significa che è situato nella pura e originale costituzione, posizione costituzionale. Questo stato di esistenza è chiamato Vishuddha Sattva, espressione che indica la capacità di trascendere l'influenza materiale. Poiché questa esistenza è detta Vishuddha Sattva, è situata sotto l'azione e diretta della potenza interna. In questa condizione le attività della coscienza materiale si fermano. Per esempio, se immergiamo una sbarra di ferro nel fuoco, essa si scalderà e non appena sarà diventata incandescente, sebbene sia ancora ferro, agirà come fuoco. Similmente, il rame che viene caricato di elettricità non agisce più come rame, ma come elettricità. La Bhagavad Gita 14.26 conferma che una persona che si impegna nel puro servizio devozionale viene subito elevata alla posizione di puro Brahman. Manchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatita itam brahmabhuya yakalpate. Perciò il Shuddha Sattva, come questo verso descrive, è la posizione trascendentale definita tecnicamente Vasudeva. Vasudeva è anche il nome della persona della quale Krishna appare. Questo verso spiega che lo stato puro di esistenza è detto Vasudeva, perché in questo stato è che Vasudeva, Dio la persona suprema, si rivela senza alcuna copertura. Per esempio, il puro servizio devozionale significa quindi seguire le regole ed essere liberi da ogni desiderio di ottenere un guadagno materiale mediante l'attività interessata o la speculazione mentale. Nel puro servizio devozionale si deve semplicemente servire Dio la persona suprema per dovere, senza alcuna ragione e senza farsi
ostacolare dalle condizioni materiali. Questo stadio è detto Vishuddha Sattva o Shuddha Sattva o Vasudeva, perché è lo stato in cui la persona suprema Krishna si rivela nel cuore del devoto. Jiva Goswami ha descritto molto bene lo stato di Shuddha Sattva o Vasudeva nel suo Bhagavata Sandarva. Egli spiega che l'espressione Ashottarasata 108 aggiunta al nome del maestro spirituale sa indicare colui che è situato in Shuddha Sattva, cioè allo stato trascendentale di Vasudeva. La parola Vasudeva è usata anche con altri significati. Per esempio, sa indicare colui che è in ogni luogo, cioè onnipresente. Anche il sole è chiamato Vasudeva Sabditam. La parola Vasudeva può essere usata con diversi significati, ma in qualsiasi accezione Vasudeva significa Dio, la persona suprema onnipresente o localizzata. La Bhagavad Gita 7.19 afferma inoltre Vasudeva Sarvam Iti. La vera realizzazione consiste nel capire Vasudeva Dio la persona suprema e nel sottomettersi a Lui. Vasudeva è il livello in cui Vasudeva, il Signore Supremo, viene rivelato. Quando una persona si libera dalla contaminazione della natura materiale e si situa nella pura coscienza di Krishna, ossia nello stato detto Vasudeva, Vasudeva, la persona suprema, si rivela. Questo stato è chiamato anche Kaivalya, che significa coscienza pura. Abbiamo letto anche prima, però è una spiegazione molto lunga che ripete le stesse cose, però va bene perché riusciamo a, come si dice, a focalizzare meglio il concetto. Questo stato è chiamato anche Kaivalya, che significa coscienza pura. Jnanam Sattvikam Kaivalyam. Kaivalyam, quando una persona si trova nella coscienza pura trascendentale, è situata nel Kaivalyam. Perciò Vasudeva significa anche Kaivalya, termine che viene usato generalmente dagli impersonalisti. Ma il Kaivalya impersonale non è il livello più elevato della realizzazione. È allo stadio Kaivalya della pura coscienza di Krishna dove si realizza Dio la persona suprema, che si raggiunge l'apice del successo. In questo stato di pura coscienza, colui che ascolta, canta e ricorda le glorie del Signore, apprende la scienza di Krishna e giunge così a conoscere la persona suprema. Tutte queste attività si svolgono sotto la guida dell'energia interna del Signore Supremo. L'azione della potenza interna è definita in questo verso col termine apavrita, libera da ogni copertura. Poiché Dio, la persona suprema, il suo nome, la sua forma, la sua qualità e tutto ciò che lo circonda, tutto è trascendentale e quindi situato al di là della natura materiale. Non è possibile raggiungere la comprensione con i sensi materiali. Quando i sensi sono stati purificati al compimento del puro servizio devozionale, Rishikena, Rishikesha, Sevanam, Bhakti, Uchate, con questi sensi puri è possibile vedere Krishna senza copertura. A questo punto ci si può chiedere come sia possibile che il devoto, continuando a vivere nello stesso corpo materiale, possa purificare i suoi occhi materiali mediante il servizio devozionale. L'esempio stabilito dal Signore Chaitanya afferma che il servizio devozionale pulisce lo specchio della mente. In uno specchio pulito si può vedere distintamente il proprio volto. Similmente, pulendo lo specchio della mente è possibile ottenere una visione chiara del Signore Supremo. Come afferma la Bhagavad Gita 8.8, Advyasa Yoga Yuktena, seguendo i propri doveri del servizio devozionale, Cetasa Nanya Gamina, o soltanto ascoltando parlare di Dio e cantando le sue glorie, la nostra mente sarà sempre impegnata nel canto e nell'ascolto Soltanto ascoltando parlare di Dio e cantando le sue glorie, la nostra mente sarà sempre impegnata nel canto e nell'ascolto, tanto che non potrà più allontanarsene, e allora si potrà realizzare Dio la persona suprema. Come Sri Chaitanya conferma, il metodo del Bhakti Yoga, che ha inizio con l'ascolto e col canto, ci permette di purificare il cuore e la mente, dandoci così la possibilità di vedere chiaramente il volto del Signore Supremo. Shiva disse che il suo cuore era sempre colmo di pensiero, del pensiero di Vasudeva, Dio la persona suprema. E poiché il Signore è presente nel cuore e nella mente,
Egli era sempre impegnato a offrire a lui i suoi omaggi. In altre parole, Shiva è sempre immerso nel Samadhi. Questo Samadhi non è situato sotto il controllo del devoto, è situato sotto il controllo di Vasudeva, in quanto tutta l'energia interna del Signore Supremo agisce sotto i suoi ordini. Anche l'energia materiale, naturalmente, agisce secondo gli ordini e la volontà diretta e la sua volontà diretta è seguita in particolare attraverso l'energia spirituale, poiché egli rivela se stesso attraverso la sua energia spirituale. Come insegna la Bhagavad Gita, Sambhavami Atma Mayaya. Atma Mayaya significa potenza interna. Di sua propria volontà egli si rivela attraverso la sua potenza interna quando è soddisfatto del servizio d'amore trascendentale che il suo devoto gli offre. Il devoto non chiede mai: caro Signore, ti prego, vieni qui in modo che io possa vederti. No, non è la posizione del devoto quella di dare ordine al Signore Supremo perché appaia davanti a lui o dinanzi di fronte a lui. Molti falsi devoti ordinano al Signore di presentarsi davanti a loro danzando. Il Signore però non è soggetto agli ordini di nessuno. Soltanto quando è soddisfatto delle nostre pure attività devozionali si rivela. Per questa ragione il verso contiene una parola significativa, adokshaja, attraverso il quale possiamo capire che non saranno le attività dei nostri sensi materiali a farci realizzare il Signore Supremo. Non è possibile realizzare il Signore Supremo solo con gli sforzi della nostra mente speculativa. Tuttavia, se lo desideriamo, possiamo vincere tutte le attività materiali dei sensi e il Signore, manifestando la sua energia spirituale, si può allora liberarsi al suo puro devoto. Quando il Signore Supremo si rivela al puro devoto, egli non ha altri doveri che offrirgli il suo rispettoso omaggio. La verità assoluta si rivela al devoto nella sua forma, perché non è priva di forma. Vasudeva non è privo di forma, infatti questo verso afferma che appena il Signore si rivela il devoto, gli offre i suoi omaggi. Gli omaggi possono essere offerti a una persona, non a qualcosa di impersonale. La teoria Mayavada, secondo il quale Vasudeva è impersonale, è dunque inaccettabile. La Bhagavad Gita insegna che bisogna sottomettersi, prapadyate, e si può sottomettersi solo a una persona e non a un assoluto impersonale. Quando si tratta di arrendersi e di offrire omaggi, ci deve essere un oggetto che riceve la sottomissione e gli omaggi. Leggiamo ancora la traduzione. Satpam Vishuddha Vasudeva Sabditam Yad Idyate Tatra Pumam Apavritam Satvecha Tasmim Bhagavan Vasudeva I Adokshaja Me Namasa Vidyate. Sono sempre impegnato nell'offrire omaggi al Signore Supremo nella pura coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna è la coscienza sempre pura, dove Dio, la persona suprema, conosciuto come Vasudeva, si rivela senza alcuna copertura. Om Ajnana. Grazie. Mi tengo ancora un pochino, magari. Om Ajnana Timirandasya, Yananjana Salakaya, Chakshuram Militanjana, Tasmai, Shri Gurave Nama. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Putare Srimad Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatade Satarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Sri Vasadi Gura Bhatta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. A questo verso spiega che qui Shiva è impegnato costantemente in meditazione al Signore Supremo Vasudeva Sankarshan. C'è una storia che praticamente c'era una grande assemblea di esseri celesti dove erano presenti Brahma, Indra, Daksha e Shiva. Shiva praticamente è il marito di Sati e Sati è la figlia di Daksha. Praticamente aveva preso una posizione inferiore in confronto a Daksha, ma perché lui era semplicemente
costantemente impegnato in meditazione al Signore Supremo. Quindi quando Daksha è entrato nell'arena del sacrificio, tutti quanti si sono alzati, però Shiva praticamente, siccome era in meditazione, non si è alzato. E Daksha l'ha preso come un grande insulto. E ha cominciato a parlare dicendo che lui, il signore Shiva, non aveva le buone qualità, perché non era una persona... l'ha offeso in molti modi. E dovuto a questo, anche la figlia, praticamente Daksha non la vedeva di grande, come si dice, benevolenza. E un giorno praticamente che è successo? Che lei voleva andare a trovare il padre, perché c'era un altro grande sacrificio. Daksha aveva offeso Shiva in molti modi, è descritto nella Srimad Bhagavata, adesso non ricordo perfettamente qual è la sequenza giusta di come lui aveva offeso Shiva, però in un modo o nell'altro è stato zero. Shiva non era neanche toccato, perché è completamente una persona trascendentale, al di là dell'influenza della natura materiale, nonostante che lui è sotto il controllo della Tamaguna, però non è toccato da queste influenze della natura materiale, perché è situato su una posizione trascendentale. Quindi non era toccato neanche dalle parole di Daksha. Masati, che era in relazione con Shiva, aveva una specie di affetto per la famiglia. E quando Daksha ha compiuto un sacrificio, voleva andare a trovare la madre, le sorelle, e Shiva ha detto: guarda, non andare, perché non credo che otterrai una buona ricezione. Però dovuto a questa, Daksha in un modo o nell'altro, Sati è andata. Non so se avete letto questa storia nella Srimad Bhagavata. Non è stata ricevuta molto bene, dovuto a questo lei si è arrabbiata tantissimo, e quindi si è messo in una posizione yoga, che lei aveva poteri mistici, e ha detto: questo corpo viene da te, mio caro padre, io te lo restituisco, perché la relazione con Shiva non era molto favorevole. E quindi Sati dal suo corpo ha sprigionato questo fuoco e ha bruciato il proprio corpo. Quando i seguaci del signore Shiva hanno visto tutto questo, quello che è successo, sono andati a scappare direttamente al signor Shiva riferendo a quello che era successo. Shiva si è arrabbiato tantissimo anche, e quindi ha preso una ciocca dei suoi capelli, Jai Shri Gornitai, Jai Shri Radhara Mangika. Ha preso una ciocca dei suoi capelli, e un grande demone è uscito da questa ciocca di capelli, che era praticamente un'espansione del signore Shiva. Questo demone si chiamava Virabhadra. Lui ha ordinato a Virabhadra: vai lì e distruggi tutto. E lui è partito, questo Virabhadra, e praticamente è successa una grande catastrofe. Dopo tutto quello che è successo, Brahma è andato dal signore Shiva, ha cominciato a pacificarlo, e quindi piano piano, diciamo, le situazioni sono un po' calmate. Allora Daksha gli avevano tagliato la testa, perché dovuto all'offesa, no? E Shiva è riuscito in un modo o nell'altro a mettere tutte, gli ha fornito una testa, praticamente una testa di capra, insomma, tutta una storia. Comunque questo verso parla anche di questo stadio Vasudeva, di questo stadio quando una persona, cioè passiamo da un discorso all'altro, perché non è che c'è una grande esperienza a fare lezioni, quindi non riesco a impostare nel modo giusto, però in un modo o nell'altro cerco di dire qualcosa secondo la mia intelligenza mi permette di farlo. Allora, questo verso spiega anche questo stadio di Vishuddha Sattva o Vasudeva Sattva, che è lo stadio quando una persona è completamente libero dalle influenze della natura materiale. Le influenze della natura materiale sono considerati proprio come si dice, la barriera dell'anima che viene in questo mondo materiale condizionato da queste influenze, e non c'è finché è sotto l'influenza della natura materiale, praticamente non c'è modo di poter
vedere la realtà delle cose, perché è condizionato da questa energia, uno si identifica con il corpo materiale, pensa di essere prodotto della natura materiale e si identifica di conseguenza. Quindi uscire fuori da questo coinvolgimento che ce l'ha questo mondo materiale è molto molto difficile. Però per la misericordia del maestro spirituale, misericordia di Srila Prabhupada, che ci dà questa conoscenza attraverso Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita e tutti, diciamo, questi libri che Srila Prabhupada ha tradotto, noi, almeno io, anima condizionata, Srila Prabhupada ci dà la possibilità di poter, come si dice, avanzare sul sentiero spirituale e poter progredire. C'è anche un altro aspetto, come si dice, un altro un punto importante su questo verso, che dice che vedere Krishna non è possibile con i nostri sforzi, con la nostra, diciamo, sforzi, perché Krishna è al di là della percezione dei sensi materiali. Ma soltanto quando Krishna è soddisfatto del devoto che si sforza veramente, in modo sincero, di poter servire e soddisfare Krishna, allora Krishna si rivela quando è soddisfatto del devoto. E come possiamo soddisfare Krishna? Soddisfacendo il maestro spirituale. Questo è, come si dice, è una sequenza, seguire le regole in modo che Krishna, dobbiamo organizzare la nostra vita in modo che Krishna sia soddisfatto di noi, in un modo o nell'altro. Questo, diciamo, è il punto centrale. E quando Krishna è soddisfatto, chiaramente la nostra vita può diventare perfetta. Quindi questo processo, il canto dei santi nomi, la misericordia del Signor Chaitanya Mahaprabhu, che è apparso in queste radicali proprio per darci questa medicina, Gijago, Gijago, Gora Chandra Bolle, Yoga Nidra Kaomaya, Vishachira, adesso non ricordo molto bene tutte le parole, però ci dice sveglia di anima condizionata, perché dormi tra le braccia di Maya, la strega, sono venuto per darti la medicina giusta, il canto dei santi nomi del Signore, in modo che noi possiamo pulire lo specchio della mente, del cuore, e arrivare su una posizione trascendentale, perché in effetti lo scopo della vita è quello di liberarci dal condizionamento materiale, dal ciclo di nascita e morti. La forma umana ci dà la possibilità, nelle specie inferiori non c'è possibilità, perché gli animali pensano soltanto alle necessità fisiche. Però la forma umana ci dà la possibilità. Ma anche nella forma umana è spiegato che ci sono tanti, come si dice, livelli di specie di vita. Cioè, lo Srimad Bhagavatam spiega che ci sono 400.000 forme umane, e quella forma più elevata si è considerata gli Ariana. Ariana vuol dire le persone che conoscono Hari, le persone che sono nella famiglia del Signore Supremo, quelle sono considerate gli Ariana. In India c'è l'Ariana, c'è uno stato, si chiama Ariana. Però non è veramente come lo Srimad Bhagavata descrive, perché molta gente purtroppo sono impegnati, la maggior parte delle persone sono impegnate, diciamo, nelle attività materiali dovute all'ignoranza, si impegnano in attività peccaminose come caratterizzata da questi radicali, intossicanti, prostituzione, abbattimento degli animali, come si dice, gambling e gioco d'azzardo, queste cose così. E quelli sono i quattro pilastri che legano l'essere umano nella condizione materiale. Quindi per rompere, diciamo, questi attività peccaminose, situarsi su una piattaforma più umana, almeno la piattaforma umana, uno deve abbandonare queste attività peccaminose in modo di elevarsi alla piattaforma umana, e dalla piattaforma umana, dalla forma umana, piano piano può progredire sul sentiero del puro servizio devozionale. Se c'è qualche domanda, qualche cosa. Incoraggiatemi. In effetti il processo che ci ha provocato è andato perfetto.
Noi siamo esseri umani, siamo individuali, ognuno di noi ha più capacità, meno capacità. Il processo è perfetto e anche in una vita uno ce la può fare, perché altrimenti quello che Srila Prabhupada dice si mette in dubbio. Ma il desiderio è quello che è importante. Se veramente uno ha un grande desiderio di liberarsi dal condizionamento materiale, capire che Krishna è la realtà e che questo mondo materiale è un'illusione, allora desidera sempre di più liberarsi da questa esistenza materiale, che può sembrare piacevole, però cioè, analizzando veramente è un luogo di sofferenza perché c'è la nascita, la morte, la malattia, la vecchiaia. Quindi non è questo il vero mondo Krishna dice nella Bhagavad Gita che al di là di questo universo materiale dove esiste un altro mondo, quello spirituale, il vero mondo. E questo mondo spirituale uno lo può ottenere semplicemente quando Krishna lo desidera. Allora, Krishna desidera che le anime condizionate tornano da lui, però non è una cosa automatica, proprio come Arjuna. Non è, Krishna ha deciso nella battaglia di Kurukshetra che aveva deciso di uccidere tutti quei grandi eroi, guerrieri, no? Però voleva che Arjuna combatteva, perché quello era il suo piano. No, Arjuna si è sottomesso alla volontà di Krishna e ha seguito. E quello vuol dire che uno si sottomette completamente a quello che Krishna dice e si sforza del suo meglio di farlo. Allora, la sincerità, da dove Krishna sta nel nostro cuore, come Paramatma, l'anima suprema, lui conosce perfettamente quello che noi pensiamo, il desiderio che noi abbiamo, e lui ci dà anche l'intelligenza per progredire sul sentiero. Questo, diciamo, poi Prabhupada spiega anche questo movimento per la coscienza di Krishna è come un ospedale, dove noi veniamo qui per curarci. La malattia qual è? L'identificazione con la materia, quella è la malattia. Allora, come si dice, guarire da questa malattia vuol dire che uno non si identifica più col corpo materiale. Non identificarsi più col corpo materiale vuol dire che uno impara a seguire perfettamente tutte le regole in modo che, come si dice, usa la forma umana in un modo equilibrato, in modo che ha il tempo per poter realizzare la sua natura vera, quella spirituale. E quindi ci sono così tanti bei consigli che Srila Prabhupada ci dà nello Srimad Bhagavatam e Krishna stesso che dà nella Bhagavad Gita. Semplicemente, come si dice, sforzarsi di seguire, però la base, come si dice, la base del nostro progresso spirituale è quello di cantare i santi nomi e cercare di evitare le offese. Questa, diciamo, è la cosa più importante, perché se uno canta senza offese, Krishna piano piano si libera. Però se rimangono le offese, chiaramente diventa molto difficile perché ci identifichiamo con il corpo, con la mente, facciamo. Come si dice, ci sono molti ostacoli per noi per seguire il sentiero spirituale, perché ci identifichiamo, allora, come si dice, il progresso, è lento o quasi inesistente, perché è dovuto all'identificazione. Il servizio devozionale non è una cosa che mi gratifico i sensi e faccio progresso spirituale, non è possibile. Cioè, per fare progresso spirituale uno deve capire che o gradualmente o tutto a un botto, se non ci riesce, abbandonare la gratificazione dei sensi. Quella è la cosa più importante, è mano a mano progredire. E come farlo? Attaccandosi a Krishna attraverso il 69. Quello, diciamo, la chiave essenziale è poter progredire spiritualmente. Ma Krishna si rivela, quando Krishna si rivela tutto è chiaro e non abbiamo più dubbi, perché la nostra natura, quella trascendentale, si manifesta e quindi non ci sono più, come si dice, tutto chiaro, non c'è. Tutto lì è spiegato poi dopo come l'anima torna da Krishna. Krishna manifesta divertimenti in uno degli universi materiali, quell'anima viene trasferita in quell'universo, viene addestrata su come nei divertimenti di Krishna. E quando Krishna ritira i suoi divertimenti viene portata a Goloka Vrindavana o in uno dei pianeti Vaikuntha, secondo, diciamo, il sentimento che il devoto sviluppa, e torna a casa nel regno trascendentale. Tra i devoti Gaudiya Vaishnava, Srila Prabhupada insegna che l'adorazione a Radha Krishna è il sentimento di Madhurya Rasa, cioè il sentimento delle gopi di Radha Krishna è quello più elevato, e quindi generalmente i devoti, diciamo, della Gaudiya Vaishnava sviluppano quel sentimento, però sappiamo che noi possiamo adorare Krishna in diverse forme, in diversi
manifestazioni che lui ha, ce ne sono illimitate. Ramachandra, Kurma, Vara, Nishringa, Vamana, Parashara, ce ne sono tantissime. Krishna, secondo il desiderio di quel devoto. Perché Krishna non è che è per tutti, se noi ce l'abbiamo nel cuore. In alcuni, ho letto da qualche parte, adesso non mi ricordo bene, che dice che il mondo spirituale, anche noi, l'abbiamo nel cuore. Dobbiamo, come si dice, purificarci in modo che si manifesta. Avevo letto un libro di, non mi ricordo se era Narottama Dasatura, o Srinivasa Acharya, che loro stavano lì praticamente per 3 giorni in meditazione. Tutta la gente esternamente pensavano che avevano lasciato il corpo o cosa, però loro invece sono entrati in una trance, come si dice, in samadhi trascendentale, che loro, l'anima praticamente, entrava nel mondo spirituale e vedevano i passatempi di Radha e Krishna e così, no? Però a livello esteriore vedevano il corpo che era lì in meditazione, non riusciva a vedere dove quell'anima veramente. È stato di coscienza, è la pura coscienza di Krishna, però è stato di coscienza. Ok. Hare Krishna. Arrivo. Srila Prabhupada Kijai. Srimad Bhagavatam Kijai.